Ragazzi, ciao a tutti, sono le 6 e un quarto di mattina di questo venerdì 13, un giorno sfortunato, dove inizierà questo, diciamo, piccolo vlog dove starò in viaggio e lo documenterò sul canale di Detective Conan. E voi direte: che c'entra Detective Conan con il tuo viaggio? Poi lo scoprirete. Farò qualche centinaio di chilometri per andare in un posto e vi terrò aggiornati comunque sul viaggio, eccetera. E niente, sono le 6 e un quarto e sono svegliato non so, per l'emozione. Partirò questo pomeriggio, metà pomeriggio diciamo, e restate comunque sintonizzati, perché a parte farò un video unico, però comunque, quindi questo sarà l'inizio, e lascio la magia del montaggio il resto. E niente, buon viaggio a me. Sono partito da casa alle 7 meno qualcosa. Alle 7.09 ho preso l'autobus che mi avrebbe portato a Roma. Alle 9, alle 21 stavo già a Roma Tiburtina, dove alle 10.30 avrei preso il Flixbus per Lecce. Ho passato tutta la notte nel Flixbus cercando di dormire, a volte invano, mi sono addormentato e svegliato più volte, e alla fine mi sono fatto il rewatch del 23° film di Detective Conan. E stava finendo il film quando sono proprio arrivato a Lecce. Comunque vi faccio il voiceover, perché se avessi parlato mentre registravo questi mini video, parevo un cretino, quindi ci siamo. Alle 6.20 della mattina del 14 settembre mi trovavo in questo gigantesco piazzale di Flixbus, e dopo aver fatto colazione con dei donut ho fatto un giro per la città di Lecce, città veramente pulita e ordinata, diciamo, a quanto ho visto, e nonostante ci fossero molte macchine parcheggiate, ce n'erano poche in giro. Ok, sono arrivato ufficialmente a destinazione. Ora sto andando in hotel, anche se il check-in c'è alle 14 e io sono nemmeno alle 7. Passerò 7 ore in centro a vedere quello che la città mi offre. Mi terrò aggiornato. In realtà l'unica cosa che ho visitato sono questa è l'unica cosa che ho visitato, questo monumento, che ora non so cosa sia, non sapevo cosa fosse, niente. E sono andato ancora un po' in giro per l'hotel e ho fatto altri video per farvi vedere comunque che è una città veramente carina, e per quanto ho visto forse un po' piccola, ma ci sta, comunque una città tranquilla. Io sono abituato a Roma. Qui ho fatto la foto alla via, perché l'ho mandata a mio fratello, che da lui siamo della Lazio, Cataldi un giocatore della Lazio, quindi va bene. Ho fatto le foto a vari gatti, perché io amo i gatti. Ho mangiato una puccia che non è un gatto, ci tengo a precisarlo, ho battuto orribile, è un piatto tipico pugliese. E poi sono andato a fare il check-in in albergo. Devo dire, è un personale molto molto gentile e simpatico, e se dovessi ritornare e non dovessi prendere un hotel a 5 stelle, prenderei di sicuro questo ostello. Ma ora passiamo al vero protagonista di questo video, ossia il cinema, il multisala Massimo. Bellissimo l'interno, stile anni 30, con diverse sale, se non sbaglio 6. E con mio grande piacere e mia grande sorpresa incontro una persona. Ciao a tutti, allora io sono arrivato al cinema perché la sorpresa di cui vi parlavo è che sono
mi trovo al cinema di Lecce a vedere la prima proiezione, forse anche unica proiezione, speriamo di no, in Italia del film 27 di Detective Conan. E tra i miei umili 300 iscritti ho incontrato un mio iscritto qui proprio al cinema. Ciao ragazzi, Ciao, come ti chiami? piacere, Kevin. Un Kevin, piacere, Luca. po' come Luca, io sono, diciamo, un fan di Conan, quindi dato che sono di Lecce, ho approfittato di questo evento Sì, e ho trovato lui essere un po' più nostro caro Luca, fortunato. diciamo. Lui essere un po' più fortunato Eh perché sì. io Ed sono a 500 km con Flixbus. è per questo che dovete seguirlo, di un vero fan. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Date retta a Kevin, seguitemi, iscrivetevi, oltre a lasciare ovviamente un mi piace. Siamo entrati in sala, ci siamo messi vicini, è nata anche una bella amicizia, siamo ancora in contatto per un'altra storia. È il film bellissimo, super fighissimo, poi vi racconto le mie impressioni. Era sera tardi, non tardi, erano le 8, e camminando siamo passati per questa bellissima piazza che mi ha detto, se non sbaglio, si chiama Piazza Orsini. Siamo andati a mangiare insieme fuori. Il McDonald's era strapieno, abbiamo preso un kebab molto buono, non costava nemmeno troppo in proporzione alla quantità che ti davano e a quanto fosse buono. Altro gatto come me notturno, io sono uscito per le 3:30, 4, sono uscito dalle 3:30, sono uscito dall'ostello, fotografato questo gatto, poi questo palazzo, sono andato a fare colazione, ho preso il Flixbus e sono partito. E ho detto, diciamo, ho salutato Lecce per poi tornare verso le 3 a casa. Allora, il film molto molto bello ovviamente, e i fan di Conan come me sono capaci, diciamo, di apprezzare un po' tutto dell'opera, però oggettivamente è degno dell'intera saga dei film di Detective Conan, niente di più, niente di meno rispetto agli altri film, bellissimo. Una cosa che abbiamo notato io e Kevin, appunto, è il forte irrealismo di alcune parti, che magari vi racconterò nella sezione spoiler, perché non vi posso fare una recensione non avendo immagini. Uscito per la prima volta ieri in Italia, non posso farvi tante recensioni, quindi vi farò prima delle prime impressioni, poi vi racconterò qualche cosa del film. È molto adrenalinico. Soprattutto il finale è uno di quei film dove in realtà qua c'era poco mistero, o meglio, era una caccia al tesoro, questo lo posso dire senza spoiler. La trama, no, è legata a delle spade, credo che devono rubare per trovare un tesoro, che le spade portano un tesoro. C'è un omicidio solo, come nei film di Kaido Kid di solito. Ce ne sono pochi gli omicidi, non è come omicidi seriali come il tredicesimo, eccetera. E questa è la parte che mi è piaciuta forse, ma forse di meno, perché mi piacciono tanti i delitti a me nei film. Ma ci sa perché è un film Kaido Kid ed era anche uno dei migliori dei film Kaido Kid insieme al 23esimo, secondo me, anche perché le cose che si scoprono sono molto canoniche, a differenza del film che dovrebbe essere non canonico. Io comunque i film li vorrei canonici. E ci sono queste parti un po' irrealistiche, però strappano un sorriso che però te le puoi permettere, perché essendo un anime, essendo animato, tu puoi disegnare cose irrealistiche, no? E non è che ci devono essere stuntmen che devono fare acrobazie folli, si devono buttare da 30 piani e atterrare in pieno, riferimenti casuali ovviamente, non succede, nessuno si butta al 30° piano. Però ci sta, è quella per renderlo figo, cioè è quella tra molte virgolette tamarraggine che ti rende figo il film, no?
e alla Conan quando arriva con la mano in tasca e fa tu sei colpevole, no? In generale, nell'opera. E quella cosa che rende figo il tutto. E c'è molto di questo in questo film, secondo la mia opinione. E cose che mi hanno fatto sorridere ci sono state, e tra cui questa appunto. Io quando sto iniziando il film avevo proprio la pelle d'oca perché c'erano poche decine di persone in sala, la maggior parte ragazzi della mia età, e quindi eravamo poche decine di persone ed eravamo le prime a vedere questo film in Italia. E mentre sentivo la bellissima canzone di Aiko Mutual Love che usano come ending del film, ho pensato che gli ultimi film, le ultime ending, e a partire dal 23esimo, sono le più belle secondo me. A parte Haruto è bellissimo il 16esimo di Ikimonogatari, però a partire dal 23 Blue Sapphire di Hiromito Saka, tipo, non so come si chiami, e poi andando avanti sono le più belle secondo me. Dovessi dare un voto a tutto, allora, colpo di scena finale gli do un 8,5-9, perché perché a parte io devo essere sincero, non ci ho capito molto con i nomi, cioè di solito nel corso dei film leggo i nomi, anche sottotitolati, leggo i nomi, però dico, ah, questa persona, questo nome e questa persona. Devo ammettere, ho fatto un po' di difficoltà stavolta. Sarà perché è la prima volta che l'ho visto, che era un cinema, non lo so. Però, fatto sta che c'erano tutti questi che cercavano il tesoro, e il colpevole dell'omicidio di cui vi parlavo prima, quando si scopre ti lascia un po' così. Perché io ero convinto, cioè ho detto, ah, cioè, alla fine, ma chi l'ha ucciso quest'uomo? Non l'ha spiegato? Ah, sì, l'ha spiegato, potrebbe essere quello, e me lo sono perso, magari invece no. Cioè, non vi sto dicendo niente, non è spoiler. E quindi, colpo di scena e trama direi un 9. Azione, potrei dare anche lì un 9, perché anche di più forse, perché ci sono delle scene che sono quelle scene che ho detto prima, irrealistiche, che lo rendono tamarro al punto giusto, in senso positivo, e ti fa venire, cavolo, è figo sta cosa, quindi anche un 9,5. Adrenalina, che è la parte mia preferita, gli posso dare, cioè sarebbe quella cosa cool che dici. Quando arriva il colpevole, se sono spiegazioni, se i brividi che tengono dietro la schiena, quella la definisco adrenalina. E posso dare anche lì un 9,5. Forse sono buono con i voti, ma perché Conan mi piace un sacco. Cioè, perché c'è il mistero, Conan come lo risolve, che arrivano poi i bambini, che lo risolvono, e fanno una dimostrazione. Poi come vengono sconfitti i cattivi, dei trailer si sa che c'è anche Soshi Okita che aiuta un po' la situazione, e pure dal trailer, dei rumor si sapeva che c'era quel tizio, come si chiama, pelato col buco qua, che era comparso anche nella prima apparizione di Okita, mi pare. E comunque i combattimenti sono bellissimi, essendo un film sulle spade, ecco, sul colt sospeso tra Eiji e Kaito Kid, ci stanno bene con i personaggi. Okita, quello del tizio pelato, che mi metto un'immagine perché non so come si chiama, quindi adrenalina mettere un 9,5, cioè che proprio quando dico mazza che figo, no? Capito come? Ora vi racconto qualche scena di quelle che sono piaciute di più dei film, e anche una scena molto, diciamo, carina da vedere per la tamarraggine, tra virgolette, come dicevo prima. Inizio proprio da quest'ultima. Praticamente tutto il caso
della caccia al tesoro riguarda qualcosa che potrebbe cambiare le sorti di un'intera guerra. Ovviamente parliamo del periodo magari 100 anni prima, anche 200, 150 anni prima più o meno, e che poi si rivela essere inutile perché è un trasmettitore di cioè è un decripta le in ideogrammi kanji i codici che venivano usati durante le guerre, tipo i codici criptati, tipo nella Seconda Guerra Mondiale che c'era il computer qua una stanza, no? E per decriptare i codici tedeschi, tipo quello. E quindi c'è la delusione del generale, eccetera. E probabilmente c'era quest'arma che quindi doveva cambiare le sorti della guerra. In effetti questa cosa lo fa, però oggigiorno è inutile perché abbiamo smartphone, eccetera. E fatto sta che il colpevole voleva trovare questo tesoro per, a parte sono più colpevoli, tutti vogliono trovare il tesoro, ma quello che ha ucciso l'uomo voleva trovare il tesoro per distruggerlo. E il figlio, che è questo spadaccino che si innamora di Kazuha, e vuole fare, non ho capito se voleva fare un attacco kamikaze verso il monte Hakodate dove si trova il tesoro, o voleva sganciare una bomba o no, qualcosa. E fatto sta che Eiji con la moto rincorre l'aereo e si lancia della moto, la moto cade in mille pezzi, tant'è che ho detto, sta moto ha sofferto più di chiunque altra vittima nel corso dell'opera. E si aggrappa all'aereo, poi è uno di quei aerei a doppia ala, no? E c'è un combattimento con la spada sopra l'ala, tamarro da morire, però bello. Non si potrebbe mai fare nella vita, però dettagli. Aoyama ha fatto molte cose realistiche, quindi ok. Andatevi a vedere la rubrica di esperimenti. E poi vabbè, non mi soffermo molto sul fatto che Shinichi è il cugino di Kaito Kid. Si scopre che Tohichi Kuroba è il gemello di Usako Kudo ed è ancora vivo. Perché vabbè, i spoiler hanno già parlato, anche se la sala tutta, oddio, io credo di essere l'unico nella sala che lo sapeva. Tutti, oddio, mi ha fatto piacere questa cosa che comunque vuol dire che il colpo di scena oltre che ha funzionato, cioè ci tenevano proprio i fan, come per dire no, davvero, capito? E non so se mi sono spiegato, come se ci tenessero davvero, essendo fan di Conan, ovviamente ci tenevano a un colpo di scena e l'hanno ottenuto, mi ha fatto molto piacere. Alcuni si sono andati prima della scena post-credit, forse era il loro primo film, non lo so, dilettanti. E niente, vabbè, però la cosa che un po' mi ha fatto è che nel file 1133, quindi se possiamo cercare al film, Eiji si dichiara a Kazuha, finalmente, finalmente, però lo fa in un modo, io non l'ho letto, ma a quanto ho capito lui praticamente sa parlare con Kazuha al telefono, che in realtà poi era la madre di Kazuha che fa la prima apparizione, e poi mentre è da solo in questa stanza dice perché non riesco a dirle che mi piace, e da lì spunta la vera Kazuha che sta dietro e da lì nasce il dialogo, no? Nel film sarò sul Monte Hakodate con il Goryeokaku che è quella stella di fiori, cioè di alberi di fiori ciliegio con i fiumi. È un'attrazione col panorama, si sta per dichiarare. Ovviamente nel film c'è anche Momiji Ooka, che deve sempre rompere le scatole, cioè è una bella bel personaggio, una bella ragazza, però deve rompere le scatole a Deiji e Kazuha. Lancia una granata assordente, in realtà gli cade e praticamente vabbè, non succede niente, vabbè, Kazuha salva Eiji da questa grande assordente, atterra proprio addirittura uno solo l'altro, quindi capirei, Momiji ha pure aiutato la scena romantica. Allora,
Eiji dice: io ti ho sempre, puntini puntini, parte la canzone, bellissima Mutual Love di Aiko. Scena post credit, Kazuo inizia a piangere. Che hai detto? Non ho sentito. La gara assordente mi ha danneggiato il timpano. Io ho fatto così, no, te giuro, vi giuro, la mia reazione è stata questa. Sapevo che non si sarebbe dichiarato perché quello era nel file, però ci sono rimasto così sul serio, cioè. Poi scusa, Aoyama, hai fatto dichiarare Shinichi sotto il Big Ben. Shinichi è pari poco più forte di Eiji nelle deruzioni, forse come vediamo nella prima apparizione di Eiji nell'episodio 49-50, il diplomatico. Fai vincere Eiji almeno nel romanticismo, scusa. Farò dichiarare la Takodate, magari in un film che è importante, il film c'è una volta all'anno, fai questa... Non so. Ci sono rimasto malissimo. Cioè, sapevo che non ti uccideva, ma ci sono rimasto male lo stesso. Vabbè. Io non vedo l'ora che esce questo film in streaming, così ne posso parlare meglio con voi senza troppi spoiler. Magari vi dico ancora più cose quando ne farò ovviamente la recensione. Credo che uscirà presto sottotitolato in inglese, perché forse questa cosa gli ha dato una spinta, ha fatto uscire al cinema. Infatti su Nine Anime già lo trovi, ma non nella ricerca diretta del sito, ma su Google. Però non te lo dà, cioè non te lo fa vedere, carica all'infinito. Probabilmente lo stanno mettendo. E niente, saluto a tutti quelli che sono arrivati fin qui. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video e soprattutto commentate il video con nuove idee per video, impressioni, quello che vi pare, farvi una chiacchierata anche. Io vi saluto, cari fan di Detective Conan, ciao ciao!